Ciao a tutti, oggi prepareremo la zuppa inglese. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero, farina, latte, uova, cacao amaro, liquore al kermes, savoiardi e gocce di cioccolato. Diamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta, mettiamo momentaneamente da parte i savoiardi, le gocce di cioccolato e l'alchermes, il liquore, e iniziamo a preparare le nostre creme. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero, i semi della stecca di vaniglia, la farina, e polverizziamo per 20 secondi a velocità 7. Prendiamo sul fondo del boccale. Adesso aggiungiamo il latte. E le uova. Mettiamo cuocere per 7 minuti gradi, velocità 4. A questo punto trasferiamo metà della crema in una ciotola. Dopo aver trasferito una parte della crema nella ciotola, riposizioniamo il boccale, versiamo il cacao all'interno e azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 4. La crema al cacao è pronta, trasferiamola in un'altra ciotola. Le creme sono pronte, adesso formeremo la zuppa inglese. Adesso che abbiamo tutti gli ingredienti pronti, iniziamo a formare la nostra zuppa inglese. Prendiamo il savoiardo, lo bagniamo nel liquore al kermes, facciamo sgocciolare un po', dopodiché lo dividiamo in due e lo andiamo a posizionare nel fondo del bicchiere. Adesso riempiamo una sacca à poche con la crema al cioccolato. Andiamo a formare il primo strato. Facciamo scendere giù la crema. Dopodiché prendiamo un altro savoiardo, lo andiamo a bagnare di nuovo nel liquore dell'alchermes. Facciamo sgocciolare un pochino, lo dividiamo in due e lo posizioniamo sopra la crema al cioccolato. Prendiamo un'altra sacca à poche, la riempiamo con la crema alla vaniglia. Andiamo a formare l'altro strato.
completiamo con delle gocce di cioccolato. E proseguiamo così sino al completamento di tutti i savoiardi e le nostre coppette. Zuppa inglese. Grazie e alla prossima ricetta.